Ciao a tutti, sono Davide Galanti di Server Lab. Oggi sono con Massimo Strina di Shared, distributore per l'Italia di OpenAI e soprattutto grosso esperto di OpenAI, che più che un semplice distributore è un tecnico che ha studiato a fondo il mondo della Virtual Storage. Che attraverso OpenAI ha detto qualcosa di importante perché non ha dato solo una soluzione attacca e dimenticatelo, ma anche scenari molto più vasti di quello della normale VirtualSun, che poi oggi un po' ce la spieghi. Senti Massimo, primissima cosa, com'è che hai incontrato questa gente di OpenAI? Com'è stata una ricerca tua? Come ha pensato Shared di iniziare a trattare questo prodotto e che cosa ti ha portato lì? Viene da lungo tempo la cosa, nel senso che noi OpenAI ci siamo incontrati tantissimi anni fa, ormai sono 20 anni di più. OpenAI si occupava di distribuzione dei controller trigger, non so se ti ricordi, i controller trigger erano dei controller RAID-ID all'epoca, poi RAID SATA. E loro si occupavano di fare distribuzione in tutta Europa, importazione e distribuzione in tutta Europa dei controller RAID-ID, e questo gli ha consentito di investire i soldi di questa distribuzione, che venivano da questa distribuzione, nel primo OpenINAS 1.0 di tanti anni fa, parliamo del 2005, adesso Quindi non ricordo metà l'anno, anni ma 2000, metà anni e 2000. così abbiamo iniziato. Sì. E così abbiamo iniziato, anche perché ci legava comunque una profonda amicizia, collaborazione, stima reciproca. E dal OpenINAS siamo passati al DSS, che è stata l'evoluzione del NAS, che è diventata SAN. Dal DSS abbiamo iniziato a fare i cluster. Dico abbiamo perché in realtà abbiamo collaborato dal punto di vista non attivo della programmazione, ovviamente, ma diciamo del feedback, dei test, dello studio un po' di come doveva essere prodotto all'epoca. Noi siamo stati tra l'altro fra gli unici ad averlo integrato in ambienti non VMware, ad esempio Virtual Iron, il famoso virtualizzatore di Sun che poi è stata acquisita da Oracle e cancellata. E via, poi così è proseguito, poi adesso Ecco, siamo al Morbihan DSS. OpenAI è un'azienda basata in Germania, no? Con centri di sviluppo anche fuori dalla Germania, dico bene? Sì, in Sono polacchi. realtà loro sono polacchi, molti di loro, anzi quasi tutto il centro di sviluppo credo sia a Varsavia, comunque in Polonia, però in parte adesso anche Ma decentrato negli ecco, Stati quindi è Uniti. già una storia anomala, cioè un distributore per l'Italia che collabora a fare da beta tester, a fare improvement del prodotto, quindi già una cosa interessante. Quindi arriviamo a metà degli anni, partiamo dagli anni, metà degli anni 2000, arriviamo all'alba del 2010 circa con una soluzione che è in grado di dare SAN virtuale su hardware generico. E collegarsi in iSCSI a nodi con vari hypervisor. Questo è lo scenario. Ok? Tieni presente che noi quegli anni lì già lavoravamo con DataCore, quindi il virtual storage, insomma, eravamo già in amore da parecchio col virtual storage perché quello che VMware ci ha dato con la virtualizzazione delle macchine, quindi virtual machine. Era meraviglioso poter fare Virtual Sun, potersi slegare dal lock-in che dà il vendor con le sue scatole fantastiche, e poi quando apri il coperchio dentro c'è un server e dici: ma io come ho fatto a spendere 4 volte quello che costa un server per infilarci dentro dei dati? E inoltre, ogni volta che c'era da espandere, sappiamo bene che poi. Vediamo benissimo anche le SAN di marca, NetApp e altri, non è che Server Lab ci faccia mancare nulla. Però il Virtual SAN è una cosa che abbiamo iniziato a lavorarci parecchio. OpenAI ci è piaciuto per questa estrema semplicità di DSS7, che è un prodotto di una stabilità. Cosa si può dire di DSS7? Sì,
molto collaudato, insomma, ha passato le sue all'inizio ovviamente, però poi è maturato tantissimo, è un prodotto ultra robusto, insomma. Portava in sé però alcune criticità che sono quelle tipiche di un cluster, cioè in ogni cluster esistono, fra virgolette, delle criticità che sono gestire il cluster adeguatamente, cioè bisogna essere bravi appunto a implementare il cluster in maniera adeguata, perché è facile incappare in quello che viene definito lo split brain. Lo split brain, cioè entrambe le macchine che si eleggono, diciamo, o master, chiamiamole così, oppure entrambe che dicono sei tu il master e si sganciano dal volume. In questo Penny ha fatto un gran bel lavoro, e soprattutto nel Jovian adesso è uno dei lavori più grossi che ha fatto, insomma, il sistema di failover con il sistema per evitare gli split brain, per evitare questo possibile disastro tipico dei cluster, è scongiurato al massimo. È veramente un prodotto estremamente solido da questo punto di vista. Veniamo a parlare di Jovian immediatamente. Innanzitutto annoto una cosa mentre parli, che un distributore che parla di luci e ombra dei prodotti che vende, a me piace, perché vuol dire che si è sporcato le mani, e quindi l'hai provato a fondo. Dai supporto, il tuo staff dà supporto al cliente, al rivenditore, e quindi è una filiera che funziona bene, perché c'è il produttore, c'è un distributore che fa anche scouting all'interno del brand, quindi è in grado di distinguere le pere dalle mele, e vantaggi e svantaggi di mangiare pere e mangiare mele, quindi DS7 bello, limiti ma anche vantaggi, molto economicissimo, stabilissimo, vantaggi io ce li vedo ancora tanti. Ma veniamo a ZFS, dovresti fare la tampa retrospettiva, però ZFS, per quelli che non hanno mai sentito parlare, io poi spesso quando parlo di Jovian dico ZFS, poi è Jovian il prodotto di OpenE, ma ZFS è un fossile dell'informatica che è rimasto nascosto da qualche parte, no? Perché l'aveva inventata la Sun Microsystems, dico bene? Poi la Sun Microsystems se l'è comprata la Oracle, ha preso la scatola, ha detto questo non mi serve, questo non mi serve, questo mi serve, no? Ha fatto così. Nelle cose che non le servivano c'era ZFS, e il bel risultato è che è rimasto lì zitto zitto. Quando è saltato fuori, perché qualcuno ha preso i sorgenti, perché era un prodotto open, no? Open, ha detto questo qui è interessante perché ha delle caratteristiche uniche al mondo, un face system con caratteristiche uniche al mondo. Poi altri l'hanno utilizzato, chiaramente ribrandizzandolo, mettendolo nelle loro scatole verniciate, fantastico, quindi Sun Lock-In, ma il punto di ZFS è che aveva ed ha caratteristiche uniche. Parliamo di file system, Massimo, parliamo delle prestazioni, perché la gente dice ma è vero che va più forte il file system? Allora, partiamo col dire che ZFS è l'unico sistema, l'unico file system a 128 bit. E ZFS sta per Zettabyte File System, per cui è 18 miliardi di volte più, che ha la capacità di gestire storage di capienza 18 miliardi di volte più di un file system a 64 bit. E, per cui nasce. Ma questo quando l'hanno progettato così nel 90? Sì, 2005 è uscito ufficialmente. Oddio, il progetto viene da lontano, ma ufficialmente per è uscito nel 2005. Però il progetto l'avevano già progettato, cioè l'avevano fatto per l'avevano fatto per 18 miliardi di volte più grandi capacità di rispetto a un file system 64 bit, quindi che neanche c'erano i file system 64 bit. Infatti è tutto molto teorico, perché nessuno mai non riusciva a immaginare neanche che ci si potesse fare, soprattutto all'epoca. Oggi, esatto, oggi si rende veramente utile. Vabbè, scusa, ho interrotto, vai avanti. Esatto.
No, ecco, nasce per questo, è a 128 bit e la sua caratteristica, le sue caratteristiche principali sono diciamo quello di lavorare essenzialmente in RAM, cioè si scrive e si legge direttamente in RAM dello storage. Dopodiché ovviamente in scrittura dalla RAM si passa al volume, al disco e in lettura viceversa. In mezzo ovviamente ci sono dovute mettere alcune cosette, diciamo così, perché è chiaro che più RAM si ha più diventa efficiente, la scrittura diventa molto veloce e la lettura anche essendo in RAM, però è chiaro che nel caso di caduta di tensione tutto quello che è latente in RAM verrebbe perso. Allora è stata introdotta quella che viene comunemente chiamata ZIL, ZFS Intent Log, comunque è un sistema, diciamo, di Atomic Transaction Write. Quindi si segna in tempo reale tutto quello che avviene sul file system, lo scrive in delle cache non volatili, dico bene? In questo modo assicura da blackout la sanità del file system da blackout, avvenisse ovviamente in entrambi i nodi. Ah, premettiamo una cosa, che virtual storage noi lo abbiamo sempre concepito come un virtual storage in high availability, quindi io ho due oggetti fisici separati, che sono server storage Intel separati, su cui i dati sono scritti sia di qua che di là, perché sennò l'high availability è a farsi benedire. Sì, questo è, l'apporto di OpenIntel, usando claro, un ZFS in cluster. Sfruttando tutte le caratteristiche di ZFS, OpenI ha fatto questa grande integrazione che poi si porta avanti anche col sistema di failover, cioè ha usato le feature di ZFS, per cui il send e receive sono quello per gli snap, l'import export del volume per creare il sistema di failover, e quello che è il RAID Z di ZFS per poter fare un mirroring di storage, cioè noi creiamo un pool che è fatto da dischi locali del primo storage mirrorato col disco locale del secondo storage, ed è un mirroring ZFS, e questo pool può essere spostato tramite la funzione import-export del pool di ZFS, può essere esportato e importato nell'altro volume. Tutto questo a una velocità molto elevata, per cui non c'è la caduta di comunicazione, diciamo, verso gli host, o comunque non avviene perdita di scrittura. Certo. Ecco. Questo di dati. È quindi l'evoluzione che ha portato, il salto di qualità che ha portato OpenE quando ha preso in mano il progetto ZFS e l'ha messo sul mercato col nome di, chiamiamolo ora, Jovian. Oggi parliamo di Jovian. Quindi Jovian in cluster, metro cluster, no? Consente di avere una SAN scalabile, dinamicamente espandibile a cuore aperto, quindi tu puoi espandere un nodo, ok, poi dopo espandi l'altro e non fermi l'azienda. Perdonami il paragone con Datacore, ma questa funzione di espansione a cuore aperto è una cosa che piace molto a ServerLab e ai nostri clienti, perché l'espansione di una SAN spegnendo tutto, vabbè, sappiamo far tutti, però fatta così fa una tristezza. Abbiamo la high availability lato host, è bello avere la high availability anche lato storage. Quindi con ZFS noi abbiamo questo di OpenE Jovian, ma poi si è data una cura tutta particolare a quello che è anche il dimensionamento. I primi progetti che abbiamo studiato assieme con te, abbiamo imparato a dimensionare correttamente quello che è la RAM con la cache, con la non volatile cache, che si chiama ZIL. Quindi sono tre oggetti da dimensionare accuratamente e si raggiungono delle prestazioni stratosferiche, cioè le macchine non credevamo ai nostri occhi. Okay. Allora, funziona anche, tu mi confermi che non è un peccato mortale, funziona anche senza metterci tutti questi add-on. ZFS funziona bene da solo o in cluster, anche senza questi add-on. Ma
Le prestazioni incredibili sono quando gli si dà quello per cui è nato, quindi lavorare in RAM ma senza perdita di dati, quindi lavorare con una memoria volatile senza avere volatilità. Esatto. No? E è qui che si innesca un rapporto di prestazioni dove nel mondo database, dopo poi ci facciamo felici i clienti perché con il mondo database è lì che si fa sul serio. E VDI potrei anche dire, perché il mondo VDI ha bisogno di grandi prestazioni, specialmente VDI singole, quando tu crei tante macchine singole one to one con i terminal server, diciamo che ce la caviamo ancora anche senza tanto spazio. Ma sul mondo VDI multiple one to one è fantastico con ZFS. Sì, una cosa che non mi è mai capitato di utilizzare è ad esempio anche altre feature dello ZFS, che sono la deduplica inline, che probabilmente mi viene da pensare che applicata al VDI abbia un enorme impatto, perché gran parte delle VM, dei desktop, dei virtual desktop sono cloni di fatto. Sì, ma forse sai, spesso e volentieri il sistema di gestione del VDI parla con l'hypervisor e crea dei cloni differenziali. Per esempio Parallel RAS fa così parlando con VMware, Citrix usa il provisioning ed è la stessa cosa. Quindi magari non sfruttano la deduplica lato SAM, però hai ragione. Sì. Questa funzione anche noi non l'abbiamo implementata granché. Oh, mi piace la tua sincerità, te lo devo ridire, perché uno che mi dice ma quella funzione lì non l'ho ancora guardata. Tutti quanti fanfaronano sempre, conosciamo tutto, ma io quella cosa lì non l'ho vista, mi piace molto. Senti una cosa, cos'è che quando tu approcci un nuovo utente finale, che poi siamo rivenditori, i tuoi clienti sono rivenditori, cos'è che gli dici per convincerlo di Jovian ZFS di OpenAI? Perché uno... Allora, aspetta, te la faccio ancora più semplice. Te sei molto tecnico, dopo spieghi delle cose fantastiche, ma voglio che raggiungiamo anche chi non ha mai sentito parlare di sta roba qua. Io ho una SAN virtuale, già, una tecnologia di SAN virtuale, della concorrenza. Tu gli racconti di Jovian ZFS. Che cos'è che secondo te è la roba più scatenante all'interesse per i clienti? Ma secondo me la cosa più interessante in questo momento è quello di cui non abbiamo ancora parlato, che sono gli snapshot di ZFS. ZFS ha una funzione molto potente, che sono appunto la gestione degli snapshot, i cloni degli snapshot, eccetera, che rende il prodotto molto diciamo interessante proprio per il disaster recovery, o anche non proprio availability, ma poniamo ad esempio siamo in un mondo dove siamo bombardati di email con CryptoLocker, con sistemi che crashano per banalmente un aggiornamento, per cui arriva l'aggiornamento di Windows, non ti parte più la macchina, cose di questo genere. E il fatto di avere un sistema che ti consente di ripartire al minuto precedente o ai 5 minuti precedenti, insomma, all'evento catastrofico, ecco, questo ZFS in questo è molto potente, e in questo Jovian è fatto molto bene. Per cui ZFS ha questa caratteristica di poter gestire milioni e milioni di snapshot, uno anche ogni minuto, ovviamente poi c'è un retention che si può dare al proprio volume o ai propri volumi, perché si possono fare n volumi utilizzando anche il team provisioning senza dover... Quindi team provisioning vuol dire spazio. Io dico che ho 40 tera, in realtà ho dischi per 10. Esatto. Potrei avere anche 10 volumi da 40 tera con dischi per 10, è chiaro che poi si va... Quindi io alloco una quantità che ha senso, perché ogni volta che andrò a espandere l'hardware non mi devo preoccupare di ridescrivere l'architettura, è già lì pronta, poi quello che c'è.
Però stai su questa cosa qui del sharp snapshot che, quindi diamo un esempio. Facciamo un esempio, la classica azienda che ha, non so, i 10 tera, azienda con 10 tera che dice: grande Massimo, voglio fare uno snapshot al minuto con ZFS. Quanta retention posso tenere? Vado indietro di... Retention lo spazio, non c'è locato. Un limite fisico per ZFS, per cui... Quindi non c'è una criticità della serie, tu ne tieni 300, ti si inchioda tutto, VMware si frizza e le macchine virtuali devi ripartire dalle copie. Cioè, il limite è lo spazio fisico che hai nella SAN. Grandioso. Esatto, esatto. E c'è da dire questo, che come funzionano gli snapshot? Bisogna partire dal concetto che ZFS non cancella i blocchi che scrive, ma li riallocca continuamente. E per cui lo snapshot per lui sono dei puntatori continui a settori riallocati praticamente. Pertanto creare uno snapshot è un colpo di mano per ZFS. Non occupa spazio, non occupa neanche tempo, per cui non fa perdere tempo non devo, al sistema per creare uno snapshot. Lui parla con le shadow copies per far questo? Non ha bisogno. Perché no, lui non serve, no. C'è una feature di OpenAI che per agganciarsi a VMware in maniera da ottenere uno snapshot consistente tramite i VMware tools in caso di database. Per spiegarci, posso dire al Jovian: guarda che questo volume contiene dei database, pertanto sotto Windows, Microsoft SQL ad esempio. Pertanto gli do tutto l'indirizzamento, diciamo, di SXE o del Virtual Center e lui tramite i VMware Tools di VMware dice alla macchina di fare una flash su disco, ergo quando io avrò fatto il mio snapshot tramite Jovian, il mio snapshot. Quindi magari posso fare politiche diverse per le macchine che non hanno questo problema, e ho macchine magari che contengono file server eccetera, e macchine che invece hanno tantissime transazioni al secondo, e allora e queste vanno in coda, e allora non voglio neanche pensare di avere qualcosa di zoppo, faccio magari snapshot ogni 10 minuti invece che ogni minuto, ogni 14 minuti, quello che è, ma col comando di flash della memoria, e quindi una snapshot consistente. Esatto. E questo non crea problemi alla SAN. L'altra cosa, perché sennò poi l'altro, esatto, pezzo se dimentichiamo, forse stai per dirti, che è la cosa che piace tantissimo, è quella di poter creare dei siti di disaster recovery anche in campus, semplicemente per le aziende che hanno un po' di spazio. Uno mette una SAN che so, sopra gli uffici, e un'altra SAN nel distretto produzione, tira la sua bella fibra 40 giga, 20 giga, quello che è, e ha un active-active a distanza di 100 metri, di 200 metri. E siccome certo. Come? È una delle cose che sono state fatte in diverse occasioni, quando c'è la possibilità di farlo, ovviamente ci deve essere una connessione a bassa latenza, perché dobbiamo sempre considerare che un mirroring è vero e proprio, esatto, fra due sistemi, fra due volumi, per cui deve esserci la velocità sufficiente. Però questo è estremamente interessante, perché a questo punto può andare giù un sito completamente e quell'altro continua a funzionare senza soluzioni di continuità. Questo è una delle cose. L'altro aspetto che è quello che è dentro il metro cluster, quindi le due SAN in cluster, si chiama metro cluster di Jovian, è la block level replication, che è estremamente efficiente. E quindi quando invece parliamo non di LAN o di rete, insomma, in campus, ma parliamo di qualcosa di geografico, mi collego a internet, magari ho una 100 megabit, ed è già tanto in Italia avere una 100 megabit, ma proprio tanto, vado a 5 km perché ho un capannoncino dove immagazziniamo dei coils, o a
60 km, un asincrono con ZFS, anche se asincrono, però è fattibile a mani basse, è by design. Sì. C'è un che è sempre lo sfruttamento, diciamo, delle funzionalità ZFS, il send and receive, che spedisce i pacchetti di snapshot. Di fatto il primo deve essere sempre una sincronizzazione iniziale di tutto il volume, diciamo, e in seconda battuta sono questi pacchettini molto piccoli, per cui anche meno di 100 megabit supporta questa funzione, e mi garantisce di avere in remoto gli ultimi minuti di snapshot, ad esempio, fantastico, o retention che ritengo opportuno. Senti, ecco. Massimo, io non so se hai altro da aggiungere, perché altrimenti sforiamo qualsiasi tempo, ma lo sapevo che per ecco te poi sforavamo qualsiasi cosa. Ci sarebbe da parlare, lo so, ma una pillola su questa tecnologia che ancora secondo me è poco conosciuta, e anche un brand che ha delle potenzialità incredibili, una pillola così serve per aprire intanto il discorso, poi faremo anche delle cose più approfondite, tutorial, eccetera. Cosa vuoi aggiungere a conclusione di questa chiacchierata? Cos'è che ti ispira? Ma direi che... Allora, il sistema è molto semplice da implementare ed è facile anche provarlo. Io dico, provatelo, che è un colpo di mano crearsi una macchina virtuale, installarlo e testare la cosa. È chiaro che le cose poi devono essere fatte in produzione, devono essere fatte con un criterio, diciamo così, enterprise, per cui cercare il prodotto, la ZIL, il device che fa da ZIL di prodotto enterprise, che spieghiamo, sono memorie, NVMe particolari, molto veloci, esatto, eccetera, però non sono i 300 euro che spostano i progetti, sì, insomma, ecco. Che fanno, esatto, che quelle fanno la differenza, e... esatto, per cui dico, provatelo e sì, che darà la soddisfazione. Beh, senti, per ora grazie Massimo. Massimo Strina, è stato un piacere. Rimanete sul canale Server Lab, perché ne vediamo delle belle anche nel versante storage. Grazie. Assolutamente. Ciao, ciao.